Ciao ragazze, tradizionale video mensile, per cui relativo al mese di novembre. Questo mese, ve lo dico subito, è stato particolarmente impegnativo per me dal punto di vista logistico, ma anche economico, perché ho avuto varie spese impreviste in famiglia. Per cui il bottino di questo mese è particolarmente scarso, voglio precisarlo subito, rispetto a quello magari dei mesi scorsi. In ogni caso voglio comunque presentarvi i pochi acquisti che ho fatto, sia di make-up che di natura diversa. Iniziando subito dagli acquisti di make-up, innanzitutto ho acquistato questo mascara qua della Collistar, che è il super mascara estremo, che vi ho anche mostrato in altri video di questo periodo. L'ho acquistato da Marion Nude, una catena di profumerie, a 21 euro e sinceramente non mi entusiasma più di tanto. Gli altri acquisti di make-up che ho fatto questo mese sono tutti quanti smalti. Innanzitutto vi mostro questo smalto in gel della Pupa, che è il numero 057 e che ho acquistato da Tigotà. E ho pagato, nel frattempo metterà a fuoco prima o poi, 4,99 euro mi pare. Questo smalto in gel di Pupa è diventato uno dei miei preferiti. Come vedete, questo bel color verde petrolio è quei classici colori che donano sia sulle unghie lunghe che sulle unghie corte ed è portabile un po' tutto l'anno perché sì, è un colore intenso e scuro, ma comunque anche in primavera e in estate secondo me si può portare benissimo e quindi è diventato presto uno dei miei smalti preferiti. Un altro smalto che ho acquistato nel mese di novembre è questo qua della Sinful Colors, che tra l'altro è quello che sto indossando in questo momento. Come vedete, questo bel viola metallizzato. Questo qua in particolare è il numero 929 Let's Talk. Era scontato a 3,70 euro, ma non ricordo sinceramente quale fosse il prezzo pieno. Sono smalti americani che mi hanno impressionato molto positivamente perché si stendono bene, durano bene, e come packaging ricordano un po' quelli della OPI. Adesso non voglio azzardare paragoni, ma comunque è un prodotto che mi piace molto, anche perché, come vedete, è composto da 15 ml di prodotto, per cui c'è tanto smalto al suo interno. E appena riuscirò, siccome l'ho acquistato nell'OVS di Alessandria, che non è particolarmente vicino a casa mia, voglio acquistare altri colori, quindi insomma vi farò sapere. Sempre in fatto di smalti, lo sapete già, ho fatto anche un video del quale eventualmente vi lascio un link, ho acquistato questi tre smalti, di Laila Gel Effect, che se ricordate qualche settimana fa venivano venduti a 1 euro ciascuno insieme alla rivista Tu Stile, per cui ho anche tre riviste, che non vi mostro in questo momento perché non so più dove sono finite. E comunque sia gli smalti, se ricorderete, erano questo bel color prugna, questo rosa molto tenue ma molto bello, perché è abbastanza coprente, e infine il rosso, che a mio parere era il più bello di tutti. Adesso vi mostro un altro prodotto che ho acquistato, sempre da Tigotà in questo mese, ed è questo diciamo bagno schiuma per bambini Puris della Admiranda. L'Admiranda fa dei saponi molto validi secondo me per i bambini. Io per mio figlio acquisto anche quello dove c'è la macchinina di Kars, la macchinina rossa per lavare le manine, molto buono, molto valido e lo uso anch'io. Questo di nuovo è un profumo molto delicato ma piuttosto intenso e vi confesserò che oltre che utilizzarlo per l'igiene mia e di mio figlio, lo utilizzo anche per lavare i pennelli perché vi assicuro ragazze che ha un potere pulente eccezionale. Io i pennelli, guarda, sono rinati. Si lavano in un attimo, ne basta pochissimo, non fa schiuma e poi lascia un profumo molto gradevole e i pennelli rimangono morbidissimi, per cui insomma, casualmente ho provato a lavarli con questo sapone ed è stata veramente una rivelazione. E a questo proposito vorrei ringraziare una mia cara amica di YouTube che è KissGibellina72, ciao cara, ti mando un bacione, perché sei tu che in un tuo video di qualche tempo fa lo avevi consigliato, io ho seguito il tuo consiglio e meno male, insomma, sono molto contenta. Infine vi mostro alcuni accessori di bigiotteria che ho comprato in una catena di negozi che ci sono qua nella mia città, che si chiama Tacco Fashion, non so se anche voi la conoscete. Innanzitutto ho acquistato questo anello che vedete inquadrato. Sono diciamo accessori low cost, l'anello costa 3,99 euro, ma comunque senza nickel, e ve lo dice una che comunque è allergica alla bigiotteria, quindi insomma in passato ha avuto vari problemi a questo proposito, ma con questa bigiotteria si può andare tranquille. E come vedete è caratterizzato da questi strass neri, ma anche da qualcuno blu, quindi di grande effetto. A me piace molto questo anello. È un periodo in cui lo sto portando tantissimo. E poi, sempre da Tacco Fashion, questi orecchini. Io adesso ve ne mostro uno per comodità, ma ovviamente sono un paio di orecchini, come vedete neri. Mi piacciono molto, questi qua l'ho pagati mi pare 4,99 euro. Tra l'altro nei mesi scorsi li avevo anche acquistati rossi e verde, un verde Tiffany molto bello.
ma questo qua in autunno-inverno secondo me era più adatto come colore, li ho visti quindi li ho subito acquistati. E mi piacciono anche perché, come vedete, sono di una dimensione non eccessivamente grande e quindi anche magari con i colli alti oppure con le sciarpe non danno particolarmente fastidio, quindi insomma mi piacciono molto, in questo periodo li sto utilizzando molto bene. Per cui ragazze, questo era tutto, vi mando un bacione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!